queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ciao a tutti, ragazzi, sono Sergio Adele, benvenuti sul mio canale. Avete visto, ragazzi, il pronostico della finale di Europa League tra Marsiglia e Atletico. E vi siete visti, spero, anche la finale. La sera dopo, ragazzi, ma domani sera c'è un'altra. C'è quella che vale di più, ovvero Real Madrid-Liverpool. E noi, ragazzi, andremo a sistemarci con una squadra che non molto in maniera pulita ha buttato fuori la Roma, per quello che vesto la loro maglia in questo episodio. Prendiamo le maglie. E anche qua purtroppo non c'è lo stadio di Kiev, la giocheremo alla Donbass Arena, un altro stadio in Ucraina che potrebbe somigliare vagamente allo stadio di Kiev e lo stadio dello Shakhtar Donetsk. È pure downgradato il Liverpool. Karius, Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander Arnold, Wijnaldum, Maddison, Milner, Mané, Firmino, Salah. Da un lato 85, con il suo 93 velocità scatto, speriamo che possa mettere in pensiero un pochino la difesa della Madrid. Vi chiedo anche in questo episodio, ragazzi, di rispondere al sondaggio qui: chi la vincerà secondo voi, ma non chi la vincerà mentre gioco io, ma chi la vincerà, ragazzi, nella realtà, anche se pure qui l'episodio, insomma, la finale è un po' scontatella, però non si sa mai, come ho sempre detto l'avvio della partita anche l'altra volta, è una gara secca, ci può stare il colpaccio. E così, ragazzi, c'è da giocarci, giocarsi dal primo al 90esimo o al 120esimo minuto. Sarà una bella sudata, ragazzi, che verrà portare in fondo questa partita qua. Però, ragazzi, speriamo. Solo il fischio del direttore di gara, c'è grande tensione sui conti dei giocatori. Ci tengono a non schivare. Di fare una partita dove vi possiate intrattenere abbastanza, come comunque lo è stata la partita del pronostico della finale di Europa League. Cristiano Ronaldo. C'è Ronaldo, ragazzi, Bagged era marcato a 4-5 uomini su di lui. Fatto questa maglietta, ragazzi, stagione 2016-2017, ragazzi, di Ronaldo Ingolano, ragazzi. Un giocatore che veramente mi piace tantissimo. Incredibile. Uno dei pochi della Roma. Non sono un tifoso sfegatato da Roma, sono solo tipo sfegatato del Milan, però, ragazzi, mi piace il calcio bello, e quindi colleziono magliette lì. Ve li vedo tutte le squadre, è Ronaldo, Benzema e Bale, tanto sto guardando. La grafica qua mi piace molto di più di gran lunga rispetto a quella della finale dell'Europa League, la Donbass Arena, ragazzi, un bello stadio. Non abbiamo neanche alternative eccellenti, anzi non vedo neanche Merchant. Forse ci ho lasciato fuori Rosa perché andrà via, è andato in scatto, non lo so. Vabbè, ragazzi, fatto sta che questa finale va giocata, ma provata a vincere. Ecco Ronaldo. Vi sto facendo l'intro, ragazzi, perché mi piace la grafica. In questo caso qua, però, è il momento di giocare, ragazzi. Buona partita. Benzema. Benzema, una va dentro per Bale. Gol di Real Madrid. Gareth Bale. Prevedibile, come dissi, per 1-0 per l'Atletico Madrid, ragazzi. Pressing alto e attacco totale, come sempre, quando si va in svantaggio. Alexander Arnold va al cross dentro, Mané! E guardami, non diretto, Pierluigi, Subito ci facciamo vedere davanti. Palla che non mai porta, però, insomma, buon approccio.
sarà al cross dentro, perfetto! E il colpo di testa di Virgil van Dijk. Ancora pericolosi davanti, Van Dijk in attacco, ragazzi. Toni Kroos e Karius la mette un calcio d'angolo, forse sarà corto, sì. Va dentro, Benzema, la manda alta di poco. Sarebbe stato ingiusto se fosse stato gol, però vabbè. FIFA e FIFA. Firmino. Van Dijk, guarda, sarà! E la para! E la para Navas! Non so più in che modo tirare. La palla dentro, dove c'è Van Dijk, Navas! Non c'è più nessuna difesa. Bale! Bravissimo l'intervento. Marcello, Benzema, Ronaldo, no, Ronaldo no. Modric, Ronaldo. No! No, ragazzi, cosa ho fatto? Cosa ho fatto, ragazzi? Non ho dato della palla in tempo. Bale, 2-0. Bravo Mané. Van Dijk si fa un dribbling, per essere un difensore molto buono. E la palla di nuovo loro, ragazzi. Primo tempo non meritato, risultato veramente non meritato. 5 tiri a 4 per noi, tra l'altro. 5 tiri abbiamo tirato per noi di loro. E la palla sempre o fuori o tra le mani di Navas. Che devo fare? Sala, va dentro, Milner! Non entra nemmeno questa, ragazzi, non so più come tirare, entra Vasquez per Bale nel frattempo. Non fa la tripletta. Ronaldo no. Così, prendere gol così? No, però, Tra Moreno per Arnold, non so più che cambi posso fare, non hai neanche cambi da fare. Cross, Milner, Salah, non puoi perdere palla adesso, non puoi. Va dentro Mané, come fai a tirare così? E poi di sinistro. Ancora Vasquez. Bravo Karius, almeno quella. Grande uno contro uno. Benzema al destro. No, anche il rigore no però. Intanto non hanno 3-0. Guardate com'è possibile, ragazzi? L'ha pure intuita, e però era un altro ce la fa di fare gol. Sarebbe ritrovarsi di fronte a uno come Cristiano Ronaldo. Palo dentro Vasquez. Palo. E di nuovo palla del Madrid. Com'è possibile, Milner? Vai Mané, almeno un gol, Mané. Può servire un compagno. Qui il difensore è più grande di passare. Va dentro, Van Dijk, 75esimo, 3-1. Ce l'abbiamo fatta, Cioè, abbiamo fatto a fare un gol, dopo 75 minuti. No. Traversa è la seconda, dopo il palo di prima. Robertson. Cross, angolo. Che rimane in attacco con questo corner.
Qua la punizione, ma lascia continuare, no? A meno 3-2. Meno 3-2 potrebbe essere un pronostico fattibile. Ci sono metri a disposizione. Va dentro per Ings. Può metterla da lì. Milner. Van Dijk, sei scandaloso, Van Dijk, sei scandaloso. Vince Real Madrid. Vince Real Madrid. Sono dunque sconfitti da questa amichevole. Sì. 3-1. Sapete che perdere la FIFA fa comunque arrabbiare, però è un risultato che comunque una finale di Champions League ci sta benissimo. Però ragazzi, cioè, a volte mi chiedo come si faccia proprio a... Anche ragazzi, ma voglio vedere i dati un attimo della partita. Tiri 10 pari e 3-1 risultato. Cioè, io veramente non... sono cose che proprio non riesco a concepire. Poi, insomma, è un rigore che... dove se lo sia tirato fuori, l'arbitro lì proprio... non l'ho capito, non lo voglio capire, non lo voglio sapere. Ragazzi, così... a volte capita che tiri la partita e non la vinci e... vabbè. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. E... ci sta assistendo un episodio riguardante i mondiali. Ciao a tutti ragazzi, grazie per la visita.